La grandezza di un'azienda è fatta da tanti fattori. Una combinazione di elementi unica, proprio come in una formula chimica. C'è un elemento principale, però, che contraddistingue ogni realtà di successo. Le persone. Sì, perché sono le persone a mettere amore in ciò che fanno ogni giorno, a collaborare su progetti complessi, a trovare soluzioni invisibili ad un primo sguardo. E sono sempre le persone a guidare con una visione, ad imparare dagli errori e a fare tesoro degli insegnamenti. Sono gli uomini e le donne che ogni giorno si svegliano con la voglia di fare la differenza e trasformare le proprie idee in veri e propri capolavori. La miniera da Pippo a Durgnano, un locale tutto da provare. I migliori tagli di carne cotti alla brace, fantastici piatti a base di pesce fresco, hamburger di prima qualità e pizze condite con materie prime eccellenti. Alla miniera da Pippo a Durgnano, griglieria, hamburgeria, pizzeria, spazio giochi. Seguici sulla nostra pagina Facebook. L'abbigliamento sportivo è l'immagine di un'associazione sportiva e deve garantire comfort agli atleti ed essere innanzitutto economicamente sostenibile.
Sport 24 è operativa dal marzo 2017 con l'ambizione di diventare una solida realtà e un partner affidabile delle tante società sportive della provincia di Bergamo e di tutta la Lombardia. Un partner sicuro ed affidabile nel mondo dell'abbigliamento personalizzato, sportivo e da lavoro, con la certezza di offrire non solo dei beni, ma soprattutto la consulenza necessaria per permettere di scegliere al meglio nell'ampia offerta presente sul mercato. Sport 24. Competenza, esperienza e tanta passione per lo sport. A Brusaforte, Bergamo. FAIP, da oltre 50 anni, propone ai suoi clienti soluzioni per creare condizioni ottimali di pulizia all'interno di tutti gli ambienti, con particolare attenzione agli spazi dedicati al lavoro, migliorando la qualità di vita delle persone e ponendo attenzione alla salvaguardia dell'ambiente. FAIP produce, vende e ripara una vasta tipologia di macchine ed attrezzature per la pulizia industriale, confermandosi come la migliore scelta per aziende pubbliche e private. Idropulitrici, motoscope, lavasciuga, aspiratori, spazzatrici stradali e molto altro. Affidati a FAIP. Visita il nostro sito www.faip.it o chiama il numero 035 51 02 28. Di Gimignani Giuseppe, dirigente scolastico dell'Istituto Aeronautico Liceo Scientifico Antonio Locatelli di Bergamo. Ho fondato questo istituto nel 1990. Ricordo che i ragazzi erano 25 nella nostra scuola, oggi sono diventati 600, con una richiesta che è il doppio, diciamo, dell'offerta che noi possiamo dare. Questo significa che in questi anni la scuola è cresciuta in maniera esponenziale. Ho cercato di stare vicino ai ragazzi, di conoscerli uno a uno, cercando di risolvere quotidianamente ogni loro problema. In qualsiasi momento il preside deve essere sempre presente e questo è uno degli aspetti fondamentali che la scuola oggi deve avere. È quello che io avevo notato che mancava dopo una lunga esperienza fatta in altre scuole dal 1980 al 90. Ragazzi indossano quotidianamente la divisa. La divisa dà quello spirito di appartenenza alla scuola. In questi anni ha percorso la strada dell'innovazione tecnologica. Siamo l'unico istituto, penso, sul territorio nazionale che registra tutte le lezioni. Il ragazzo assente o non assente, ha voglia di rivedersi le lezioni durante la giornata, in qualsiasi periodo dell'anno scolastico lo può fare. E quindi è un aspetto molto importante che va anche a dare grande professionalità al docente. Tutti utilizzano l'iPad, abbiamo tutte le strumentazioni necessarie, simulatori di volo, sala di registrazione delle prelezioni in meteo, ma che sono tutte attività che la scuola ha cercato insieme, ma soprattutto allo spirito di appartenenza, di essere il numero uno nel campo. E così anche la creazione del college. Abbiamo circa 120 ragazzi che vengono da tutta Italia, che vivono in un ambiente tranquillo e sereno, dove sono guidati dai tutor, dove questi ragazzi dopo 5 anni della loro vita hanno raggiunto un grande livello di appartenenza, grande livello di maturazione, il fatto di confrontarsi quotidianamente con ragazzi provenienti da tutta Italia è una crescita non indifferente.
Nel Deblian illustrativo c'era scritto: non c'è obiettivo più ambizioso che realizzare un sogno. Bene, di sogni ne ho realizzati tanti, ho visto tantissimi ragazzi entrare nelle varie accademie, pilote militari, pilote civili, controllori, assistenti medio, assistenti di volo, manutentori, tantissimi sono arrivati nel mercato del lavoro specifico. Ma l'obiettivo più ambizioso è quello che questo modello di scuola sia il più possibile esportato sul territorio nazionale, perché è vincente. Anche a Grottamare, dove ho aperto una sede, riscuote grande entusiasmo e grande interesse. Questo è il mio sogno futuro, è il sogno proprio quello che sia esteso a tutto il territorio nazionale questo modello scolastico. Thank you.
La grandezza di un'azienda è fatta da tanti fattori. Una combinazione di elementi unica, proprio come in una formula chimica. C'è un elemento principale, però, che contraddistingue ogni realtà di successo. Le persone. Sì, perché sono le persone a mettere amore in ciò che fanno ogni giorno, a collaborare su progetti complessi, a trovare soluzioni invisibili ad un primo sguardo. E sono sempre le persone a guidare con una visione, ad imparare dagli errori e a fare tesoro degli insegnamenti. Sono gli uomini e le donne che ogni giorno si svegliano con la voglia di fare la differenza e trasformare le proprie idee in veri e propri capolavori.
su 9 si ammala di tumore al seno, ma la diagnosi precoce può fare la differenza, con oltre il 90% di possibilità di guarigione e cure meno invasive. Insieme a Come in Italia, promotrice della campagna della carovana della prevenzione, la Lega Nazionale Dilettanti e il Dipartimento Interregionale sono presenti su tutti i campi della Serie D. Tutti i capitani delle squadre indosseranno le magliette con il fiocco rosa e i dirigenti accompagnatori da PET per ricordare l'importanza della tutela della salute. Unitevi a noi, la prevenzione salva la vita. Buon pomeriggio. Un buongiorno a tutti da parte di Edoardo Musitelli, benvenuti allo stadio comunale di Brusaporto per la 10ª giornata del campionato di Serie D Girone B. Oggi in campo Calcio Brusaporto contro Calcio Desenzano. Partita importantissima per tutte e due le squadre. Per ora il Desenzano è settimo con 15 punti, il Brusaporto invece è in zona playoff e in terza posizione con 18 punti. I due capitani stanno scegliendo con il direttore di gara attraverso il sorteggio chi inizierà per primo questo match. Inizia una settimana di fuoco perché ci saranno tre match in 8 giorni. Il Brusaporto infatti mercoledì andrà a giocare in casa del Crema, invece il Desenzano giocherà in casa contro la Real Calepine. Poi si concluderà questa settimana domenica, il Brusaporto sempre in casa con il Club Milano, invece il Desenzano in casa della Varesina. Tutto pronto, le due squadre stanno facendo le foto di diritto. Il Brusaporto in maglia bianca con ritocchi giallo e blu, invece maglia azzurra per il Desenzano Calvina. Brusaporto mi sa che attaccherà da sinistra a destra in questo primo tempo, Desenzano invece da destra a sinistra, e mi sa che anche il primo pallone sarà proprio dei giallo e blu. Fanno già colloquio Castelli e Socna. Attenzione perché ha piovuto tutta la mattina qua a Brusaporto, il clima è ancora abbastanza freddo, 17 gradi, tante nuvole, quindi potrebbe arrivare anche la pioggia, potrebbe essere anche una condizione per questo match. Tutto pronto, si stanno posizionando anche i portieri, l'arbitro controlla se tutti gli addetti ai lavori sono usciti dal terreno di gioco, e quindi è tutto pronto, manca solo il fischio del direttore di gara. Pronto Castelli a manovrare la prima azione di gioco del Brusaporto. Fischia ora il direttore di gara e incomincia questa 10ª giornata, che in realtà era già iniziata ieri con altri match che dopo, durante il match, vi andremo a elencare. Tommasi, possesso palla del Desenzano ora con Pinardi. Pirola, ritorna Tommasi, presumiamo una prima fase di gioco abbastanza di studio per poi comunque sbilanciarsi le due squadre a cercare il vantaggio. Pirola sventaglia sulla sinistra verso Spaviero, può attaccare il numero 7 del Desenzano, sovrapposizione anche di Nicolai, ancora Desenzano ora con Ferrari. Recupera però il Brusaporto con Passeri. Messina, palla lunga subito verso Invernizzi, esce Tommasi che poi fa sfilare il pallone in area di rigore per recuperarlo con le mani. Pirola dentro tra linee verso Pinardi. Ventura, ancora Pinardi che è a campo il numero 4, tutto libero sulla sinistra anche Nicolai, va dall'ex Brusaporto, va da Forlani, partita speciale per lui. C'è ancora Desenzano per ora con Spaviero che cerca di servire Brighenti, recupera senza problemi i Passeri. Consonni, palla lunga verso Socna, anticipato però da Ventura. È ancora Ventura che cerca di pescare Spaviero, ancora una volta Passeri senza problemi. Messina, serve Invernizzi che riesce ad andare in scarico verso Valenti, può attaccare Invernizzi. Buona guardia però di Zucchini che torna senza problemi da Tommasi. Pirola,
portapalla numero 5 del Desenzano. Scodella ora il pallone verso Brighenti, bravo Micheli, allontanare la sfera in fallo laterale. Nel frattempo è ricominciato a piovere al comunale. Ventura, rimessa lunga verso Bianchetti, anticipato però da Micheli. Socna cerca di pescare Castelli, non ci riesce, quindi rimessa per il Desenzano. Rimessa molto lunga ancora del Desenzano, anticipata però ancora una volta dalla buona guardia di Consonni. Poi bravo Socna a guadagnare un calcio di punizione affidato a Micheli, anzi no, forse lo lascia Selvatico, eh sì, andrà al numero 10. Messina porta palla al numero 6 del Brusaporto, sfrutta tutto il campo a disposizione, poi sbaglia il passaggio e quindi può ripartire il Desenzano, anzi no, perché c'è la buona guardia di Baggi. Ventura ricomincia da Pirola, Zucchini, palla dentro tra le linee dove c'è Pinardi che ricomincia da Tommasi. Pirola può portare palla al numero 5, riesce a servire Forlani che apre sulla destra verso Ventura, palla troppo lunga, rimessa Brusa. Micheli, Passeri, rilancia lungo il portiere del Brusaporto verso Castelli che cerca di spizzare, forse c'è stato anche un fallo ai danni di Valenti. Si gioca ancora, bravo Invernizzi a guadagnare una rimessa laterale perché c'era terra Valenti, è rimasta terra anche Castelli, quindi ha fatto sistemare anche i suoi. Pronto Baggi che ricomincia subito da Messina. Micheli, Consonni, riesce a servire Albani, porta palla numero 8 del Brusaporto. Selvatico 1-2 ancora con Albani. Micheli a campo il numero 5 del Brusaporto, porta ancora palla Micheli, tutto libero ora Baggi, visto e servito, cerca ancora una triangolazione ma la palla comunque torna da Valenti che riesce a servire Micheli. Invernizzi, cross in mezzo verso Castelli, il tiro di Castelli, la parata di Tommasi, primo squillo del Brusaporto dopo 5 minuti di gara. Attenzione però perché sono rimaste a terra sia Zucchini e anche Castelli, anzi no, per il Desenzano a terra Pirola. C'è bisogno di intervento dello staff medico sia del Brusaporto e anche del Desenzano. Eh sì, brutta botta di Castelli. Si rialza Pirola nel frattempo, forse un pistone perché sembra toccarsi la caviglia sinistra. Come abbiamo detto in precedenza, questa 10ª giornata era iniziata già ieri, 3 match. La Virtus Cesarano Bergamo che ha vinto 2-0 in casa contro la Casatese, ha vinto 1-0 anche il Caldiro Terme che tiene ancora la testa della classifica, 1-0 contro il Crema, 1-1 invece tra Real Calepine e Trizium. Si rialza nel frattempo Castelli, ancora un po' dolorante. Viene invitato a lasciare il campo per ricominciare subito il match. Socna torna con la rimessa laterale da Tommasi. Rientra nel frattempo Pirola, quindi 10 contro 11. Invece Castelli deve arrivare più o meno alla zona della metà campo prima di rientrare.
palla lunga di Tommasi, dove c'è solo Micheli che di testa riesce a servire subito Socna, anzi no, perché c'è l'anticipo del Desenzano. Bianchetti, non c'è fallo secondo il direttore di gara, quindi ora c'è davanti per un attimo Valenti. Albani cerca di servire ancora Valenti, ancora due a terra. Non lascia, ora sì, che il direttore di gioco, il direttore di gara ferma il gioco, perché Tommasi ha buttato il pallone ancora una volta in fallo laterale. Rientra sia Castelli, ma rientrano anche i due rispettivi staff medici. A terra Bianchetti e Messina. Questa pausa serve anche un po' a Castelli per rientrare in campo e comunque far passare un po' il dolore alla caviglia. Si rialza Messina, ancora a terra invece Bianchetti. Partita un po' nervosa fin da subito, in realtà falli tutti e due involontari. In tutti e due questi falli sono stati coinvolti due giocatori di tutte e due le squadre e c'è stato bisogno dell'intervento dello staff medico, quindi presumiamo che ci sarà molto recupero, perché alla fine non si gioca da tre minuti. Sta uscendo ora anche Bianchetti, che si è rialzato. Comunque tutti e due i giocatori potranno continuare la partita. Accelera infatti anche l'uscita Bianchetti, perché Socna è pronto a battere la rimessa laterale e a ridare il pallone alla difesa del Desenzano. Si può ricominciare. Il Desenzano ricomincia da Tommasi. Si ritorna anche 11 contro 11, perché rientrano sia Messina e Bianchetti. Ancora un po' dolorante il numero 11 del Desenzano. Tommasi, palla lunga verso Brighenti, alla meglio la difesa del Brusaporto. Poi Albani, Castelli non riesce nella sponda verso Socna e quindi ricomincia il Desenzano con Apirola. Brighenti non riesce a servire Bianchetti, perché nella traiettoria c'è Consonni. Micheli, Selvatico, vede il movimento di Valenti, visto e servito. Invernizzi può puntare il numero 11 del Brusaporto. Baggi, ancora Invernizzi, pallone di ritorno non è un po' troppo lungo del numero 2 del Brusaporto, quindi rimessa laterale per il Desenzano. Pronto Ventura alla battuta della rimessa laterale. Micheli di testa allontana il pallone in oltre linea di fondo. Rinvio quindi affidato a Tommasi. Pirola porta palla al numero 5 ora del Desenzano. Zucchini sventaglia sulla destra verso Ventura, che recupera ancora lui il pallone. Poi serve Bianchetti, che riesce ad andare via dalla marcatura di due avversari. Vuole il pallone Forlani, visto e servito, ma il direttore di gara ferma tutto, anche se comunque c'era il vantaggio, perché il pallone ce l'aveva ancora il Desenzano con Forlani. Comunque eravamo sulla tre quarti offensiva, eravamo ancora lontani dall'area di rigore del Brusaporto. Cross in mezzo del Desenzano, deviato dalla buona guardia di Consonni. E quindi la squadra ospite ricomincia dal portiere Tommasi. Pinardi, Nicolai, lascia lì l'avversario, quindi può attaccare il numero 3 ora del Desenzano. Vede anche il movimento di Forlani. Spaviero può pensare anche al cross in mezzo, su di lui c'è Baggi. Spaviero, il cross in mezzo, palla forse oltre la linea di fondo, è proprio così. C'era comunque Passeri che stava accompagnando il pallone oltre la traversa. Rinvio al fondo per il Brusaporto. Consonni cerca di servire Albani, ma ci sono solo maglie azzurre e quindi Pirola. Zucchini ricomincia da Tommasi. Ancora Pirola che può portare palla. Bianchetti cerca di andare via dalla marcatura di Consonni. Bravo però il numero 3 del Brusaporto a buttare il pallone in fallo laterale.
rimessa lunga ora verso Ferrari, attacca sulla destra Bianchetti, cross in mezzo proprio verso Ferrari, bravissimo Passeri in due tempi a tenere lì il pallone e poi ripartire presa a porto con Selvatico. Tanto campo libero, si può scatenare un 5 contro 5. Invernizzi si sta allargando sulla sinistra, anche Sokna vuole un'azione personale, Invernizzi ne lascia di lui, li lascia di due, poi apre verso Sokna che non riesce a controllare il pallone e quindi allontana per un attimo Bianchetti. Ventura, Brighenti, Nicolai apre ora verso Spaviero, pressione altissima di Baggi che lo obbliga a ritornare da Pinardi, Pirola, Ventura, bravissimo ancora con Sonny anticipare il passaggio verso Bianchetti. Ricordiamo che oggi il Desenzano ha un assente a causa di una squalifica, sarà assente il difensore centrale Bakayoko. Attacca ancora il Desenzano ora con Spaviero, rientra sul destro, può pensare anche al tiro, il tiro sul primo palo, c'è la deviazione di Valenti e quindi c'è il primo corner della partita affidato alla squadra ospite. Ha preso il pallone Bianchetti e lo sta portando verso il calcio d'angolo per battere questa prima palla in attivo del match. Sei a saltare per il Desenzano, si fa vedere anche Spaviero, visto e servito, il tiro ancora di Spaviero, la tiene lì Castelli che poi allontana verso Consonni, tutto libero sulla sinistra Sokna, visto e servito, bravissimo però a recuperare il pallone Ventura, poi fallo di Sokna visto anche dal direttore di gara. Arbitrerà questo match il signore Cavacini di Lanciano, assistenti Monelli di Busto Arsizio e Collitti di Cisinello Balsamo. Spaviero attacca il numero 7 del Desenzano, Pinardi, Ferrari ancora il pallone verso Pinardi che riesce ad andare via dalla marcatura avversaria, il direttore di gara però comunque lascia andare perché forse c'era un fallo proprio Daniel numero 8, ma preso a porto può ancora attaccare perché c'è una rimessa laterale più o meno all'altezza della metà campo. Tanto pronto lungo a entrare per il preso a porto, forse Castelli ancora il problema di prima dopo il fallo subito dopo 7 minuti. Sokna non riesce a mettere giù il pallone ma comunque la sfera rimane nelle mani del brusaporto. Messina, Micheli, ancora Messina, Castelli può girarsi ma preferisce tornare da Selvatico che apre sulla destra verso Invernizzi, anticipato all'intervento di Nicolai che mette il pallone in fallo laterale. Rimessa per il Brusa affidata a Baggi, prolunga verso Invernizzi, bravo però e Nicolai allontanare il pallone, ancora a brusa porto con Valenti, scelta strana con il numero 4 a brusa porto, però forse c'è stata una deviazione, no, Valenti mi sa che reclamava un fallo laterale anziché un rinvio dal fondo, ma comunque il Desenzano ricomincia da Tommasi. Zucchini, Pirola, Ventura, ora Pinardi che apre sulla sinistra verso Nicolai, su di lui arriva subito Invernizzi, si muove anche Spaviero visto e servito, bravo Baggi però allontanare la sfera in fallo laterale, altra rimessa per il Desenzano, ancora Spaviero ma c'è ancora una volta la deviazione di Baggi,
Ci allontana in fallo laterale nuovamente il pallone. Bringhetti riesce a servire Forlani che scarica verso Ferrari. Ventura cerca di aprire sulla destra verso Bianchetti, palla troppo lunga, rimessa per il Brusa. Aspetta l'aiuto di qualche compagno con Sonny. Si muove Sokna, si sta muovendo anche Albani, infatti il pallone va proprio verso il numero 8 che riesce a girarsi e riesce anche a accelerare. Invernizzi, sovrapposizione anche di Baggi. Si è allargato ora sulla destra proprio il numero 2, Baggi può pensare al cross in mezzo. Su di lui c'è la marcatura strettissima di Nicolai. Ancora Baggi che resiste nuovamente alla marcatura. Invernizzi in 4 in area di rigore, cross in mezzo di Invernizzi sul secondo palo. Bravissimo Tommasi a recuperare senza problemi il pallone. Si sta ancora scaldando Longo. Forse Castelli riuscirà a stare in campo per ora, ma continua il suo riscaldamento. Il numero 20 è Brusaporto. Forlani, tutto libero l'ex Brusaporto. Spaviero può puntare il numero 7. Ancora Forlani. In due su di lui. Bravo Valenti a allontanare il pallone nel fallo laterale. Altra rimessa sempre per il Desenzano. Rimessa lunghissima verso Brighenti, anticipato dalla difesa di Brusaporto. Pinardi può pensare anche al tiro, preferisce tornare da Ferrari, che apre sulla destra verso Bianchetti. Vicino a lui c'è anche Ventura, ma vuole andare verso il fondo il numero 11. Bianchetti, cross in mezzo, allontana comunque Micheli. Ventura, altro cross in mezzo, profondo, verso Valenti. Infatti allontana il pallone Invernizzi e poi Valenti, e poi squadra Forlani. Riesce a guadagnare nel calcio d'angolo. Pronto Forlani, cross in mezzo sul primo palo, ma lontana la difesa del Brusaporto. Invernizzi cerca di mettere giù il pallone, ma ci sarà la rimessa laterale per il Desenzano. Pronto Forlani alla battuta, anzi no, preferisce lasciarla a Nicolai. Brighenti, forse un tocco di mano, infatti si lamenta Messina. Pronto ancora Nicolai alla battuta, rimessa laterale. Spaviero può puntare il numero 7, in due su di lui, cerca di servire Brighenti, ci riesce. Poi comunque Messina allontana la sfera. Nicolai apre sulla destra verso Bianchetti, bravissimo con Sonny a recuperare nuovamente il pallone. Castelli mette in moto Sokna che può attaccare sulla sinistra, arriva su di lui anche Zucchini. Sokna resiste alla marcatura avversaria, ancora Sokna, Sokna bravissimo, poi in chiusura Ventura, ancora Brusaporto però con Sonny può pensare al cross in mezzo. Vicino a lui arriva anche Selvatico. Cross in mezzo e Selvatico allontana senza problemi Pinardi. Selvatico, Albani mette giù il pallone, può pensare anche al tiro, il tiro di Albani, e c'è il vantaggio del Brusaporto. Dopo 21 minuti il Brusaporto si porta in vantaggio grazie alla rete del numero 8 Edgar Albani. È stato bravo Albani a mettere giù il pallone, a controllarlo, a stopparlo e poi a mettere il pallone sotto l'incrocio. Calcio Brusaporto 1 Desenzano 0 grazie alla rete del numero 8 Edgar Albani. Applausi da parte del comunale. La sblocca Albani, possiamo dire alla prima occasione utile il Brusaporto si porta in vantaggio. Si può ricominciare quindi
con il possesso del Desenzano con Zucchini. Palla verso Brighenti che la lascia perché alle sue spalle c'è Bianchetti. Tutto solo in area di rigore, Forlani, il tiro di Bianchetti. Palla che sfila vicino a Passeri sul lato sinistro della porta. Comunque c'era il portiere del Brusaporto a marcare il primo palo. Con Sonny. Passeri. Palla lunga verso Albani. Lascia sfilare sia lui e anche Ventura. Quindi rimessa per il Desenzano. Attacca ancora il Desenzano ora con Bianchetti. Che a campo sull'out di destra, su di lui c'è anche Micheli. L'ultimo tocco mi sa che è del numero 11, proprio così. Bravo Micheli a guadagnare questo rinvio dal fondo. Si sta preparando buona cena ora. Forse quindi un cambio di scelta da parte di mister Brognoli. Ora è proprio nella zona della panchina il numero 19 per prendere anche gli ultimi consigli dallo staff tecnico, anche per sistemarsi. Nel frattempo ha provato Brusaporto ad attaccare sulla destra, ma ha avuto la meglio la difesa del Desenzano, che ora ricomincia con Pirola. Che sventaglia sulla sinistra verso Spaviero, sovrappone anche Nicolai, ancora Spaviero, bravo Invernizzi per un attimo a recuperare il pallone. Spaviero sovrappone ancora nuovamente Nicolai, c'è il tiro di Spaviero, palla che rimane lì, allontana poi Albani in fallo laterale. Eh sì, a terra Castelli, non ce la fa il numero 9 del Brusaporto. Dura solo 25 minuti la sua partita. C'è bisogno nuovamente dell'ingresso dello staff medico. Quindi uscirà il numero 9 Marco Castelli, entrerà il numero 19 Luca Bonacina. Primo cambio obbligato da parte di mister Brognoli. Esce Castelli, con l'applauso del comunale, va con l'occhio anche col massaggiatore del Brusaporto. Dai Marco! Castelli va direttamente nei spogliatoi per farsi già la doccia. Spaviero può puntare al numero 7. Pinardi può pensare anche al tiro, preferisce tornare da Ferrari. Ancora Pinardi. Ventura. Ricomincia da Pirola. Zucchini. Triangolazione difensiva con Pinardi e ora Pirola che cerca di servire Brighenti, ci riesce. Ma bravo Valenti a lanciare subito Sokna. Ancora più bravo Ventura a difendere il pallone e guadagnare una preziosa rimessa laterale per far sistemare anche la sua difesa dopo il tentativo di ripartenza da parte della squadra di casa. Zucchini. Spaviero. Attacca quindi il Desenzano sempre con il numero 7. Pinardi. Ventura. Bianchetti
cross in mezzo verso Brighenti, allontana per un attimo la difesa da Brusa Porto. C'è ancora Invernizzi che completa, rilancio lungo. Ancora De Senzano però con Pinardi che ricomincia Tommasi. Pirola. Palla dentro verso Ferrari. Bianchetti va via dalla marcatura di Consonni verso il fondo numero 11. Poi bravissimo allontanare in calcio d'angolo Micheli. Altro corner per il Desenzano, sempre affidato al numero 10, Alberto Forlani. Rimangono alti per il Brusa Porto Socna e Invernizzi. Si è a saltare per il Desenzano. Cross in mezzo sul primo palo, palla che rimane comunque nella zona dell'area di rigore. Torna sulla sfera Ventura, che cerca di scaricare sempre verso Forlani, ma la meglio Socna, che riesce a guadagnare la rimessa laterale. Micheli porta palla al numero 5 del Brusa Porto, che poi sventaglia sulla destra verso Invernizzi, che mette giù il pallone, va verso il fondo Invernizzi, strattonato più volte dal numero 3 Nicolai. Poi il cross in mezzo di Invernizzi, palla che rimane lì e recupera senza problemi Tommasi. Pinardi, Zucchini, possesso palla del Desenzano. Palla lunga ora verso Spaviero, anticipato però dall'intervento ancora una volta di Baggi. Messina, Micheli rischia un po' con questo passaggio orizzontale, infatti recupera palla il Desenzano con Spaviero. Brighenti può pensare anche al tiro, il tiro di Brighenti deviato, ma c'è ancora Forlani, allontana con la schiena Micheli. Poi ancora una volta la conclusione di Brighenti, ancora una volta Messina, che poi dà rimessa laterale al Desenzano. Furlani, cross in mezzo verso Ferrari, che mette giù il pallone per Spaviero. Pesca ancora Brighenti, poi ritorna coi piedi Albani da Passeri, che allontana il pallone in fallo laterale. Zucchini, Pirola, continua a piovere al comune di Brusa Porto, sta anche un po' aumentando l'intensità della pioggia in questi ultimi minuti. Spaviero rientra ancora verso il destro, tutto libero sulla destra Bianchetti, visto e servito. Bianchetti verso il fondo, il cross in mezzo deviato dalla buona guardia di Consonni. Rimessa laterale per il Desenzano. Albani allontana ancora verso Bonaccina, che lotta per ricevere il pallone con Pirola. Alla meglio il Desenzano, che ricomincia da Zucchini. Pirola pesca tra linee Brighenti, che cerca di scaricare il pallone verso Ferrari, ma il Desenzano ricomincia ancora una volta da Zucchini. Pirola, Brighenti allontana ancora una volta Valenti. Socna anticipato per un attimo dall'avversario, poi un fallo ai danni di Pinardi, forse un pistone ai danni al numero 4, che comunque si rialza. Zucchini apre sulla sinistra verso Spaviero, che rientra ancora una volta sempre verso il destro, e il Brusa Porto può ripartire perché ha recuperato il pallone selvatico. Invernizzi, si può scatenare un 3 contro 3. Invernizzi
può puntare il numero 11 a Brusa Porto, rientra verso il sinistro, poi scarica verso Valenti. Valenti, il tiro di Valenti deviato da Bonacina, finge dal fondo per il Desenzano, ha colpito Bonacina il pallone che con la schiena ha deviato la traiettoria del tiro di Valenti. Rinvio dal fondo quindi affidato a Tomasi. Pirola, Zucchini, Nicolai apre verso Pirola, su di lui c'è Sokna che riesce a recuperare il pallone. Sokna riesce a girarsi per un attimo, poi aspetta l'aiuto di qualche compagno, sta arrivando sulla sinistra con Sony, il tiro di Sokna in due tempi. Tomasi sta attaccando la Brusa Porto, rilancio lungo di Tomasi verso Bianchetti. Micheli allontana il pallone, Albani mette giù il pallone ma il suo controllo finisce oltre la linea laterale. Rimessa per il Desenzano, Zucchini apre il pallone verso Spaviero, può attaccare il numero 7 del Desenzano. Nicolai, cross in mezzo verso Brighenti, bravissimo Passari a rimanere in piedi e recuperare il pallone, pesca subito Invernizzi che porta ancora il pallone in due su di lui, riesce a servire Valenti, è un 4 contro 4. Albani, Sokna rientra verso il sinistro, Sokna va via da due, poi ancora Sokna che cerca di servire Valenti, cade a terra, non c'è fallo e quindi può ripartire ancora il Desenzano con Bianchetti. Altro 3 contro 3, Bianchetti cerca di andare via su velocità su Micheli che però resiste e guadagna anche una preziosa rimessa laterale. È rimasto ancora a terra Invernizzi e anche Sokna, si rialza Sokna e invece Invernizzi sta allacciando i scarpini mi sembra. 2 palloni in campo, la rimessa sarà per il Brusa Porto ma deve retreggiare un po' il numero 3 del Brusa Porto. Brighenti scarica verso Spaviero, il tiro di Spaviero, palla alta sopra la traversa. Grandissima occasione questa per il numero 7 Tommaso Spaviero, palla alta di poco sopra la traversa. Messina, palla lunga verso Invernizzi che spizza il pallone verso Bonacina, lascia sfilare la sfera Zucchini e ricomincia Tommasi. Ventura a campo, il numero 2 lo sfrutta tutto, resiste due volte la marcatura avversaria. Ferrari scarica verso Bianchetti, tanto scintilla, palla lontana, poi ancora Ferrari, cross in mezzo, allontana Passeri con i pugni, poi Invernizzi completa, rilancio lungo verso Bonacina, ancora Bonacina ma c'è fallo ai danni di Pinardi, punizione quindi per il Desenzano. Punizione quindi per il Desenzano. Pronto sul punto di battuta colui che ha subito anche il calcio di punizione, il numero 4 Niccolò Pinardi. Albani e Selvatico in barriera. Arriva Valenti ora in barriera, parte Pinardi, palla che devia la barriera e poi c'è il pareggio del Desenzano, azione carambolesca, forse un autogol, mi sa che c'è stata la deviazione di Baggi che si dispera a terra. Punizione di Pinardi, deviazione anche della barriera e poi deviazione fatale
quella di Alessandro Baggi. Autogol Brusaporto, calcio Brusaporto 1, Desenzano 1, si ritorna in parità. Una causa anche di questo gol è la pioggia che è aumentata in questi ultimi minuti, che probabilmente ha fatto anche schizzare un po' il pallone. Tanto si chiarisce Tacchinardi con il primo assistente Monelli. Selvatico apre sulla destra verso Invernizzi, che cerca ancora una volta l'azione personale. Fallo ai danni di Invernizzi. Comunque c'era anche il tocco di mano di Nicolai. Pronto Selvatico alla battuta del calcio di punizione, in quattro in area di rigore. Valenti, Albani, Sokna, arriva anche Bonacina e sta arrivando anche Invernizzi. Pronto Selvatico. Sale anche Micheli, preferisce muovere il pallone. Messina, Selvatico, cross in mezzo verso Micheli, anticipato l'intervento di Ferrari. Bianchetti, fallo tattico di Consonni. Ammonizione giusta, il direttore applica il regolamento, il cosiddetto fallo tattico di Consonni. Forse Selvatico avrebbe dovuto aspettare, perché stava salendo Micheli e poi mentre è salito ha battuto subito il calcio di punizione, è dovuto andare da Messina per poi crossare in mezzo il pallone. Bianchetti cerca di girarsi, ma Consonni lo accompagna oltre la linea laterale e quindi ci sarà una rimessa per il Brusaporto. Selvatico, palla altissima nella zona di Sokna. Albani, serve Bonacina, strattonato, ma non c'è fallo secondo il direttore di gara. Zucchini sventaglia sulla destra verso Bianchetti, ma sulla traiettoria c'è anche Micheli. Ferrari, Ventura, Ferrari, Bianchetti, ultimo tocco del numero 11 secondo il primo assistente. Si lamenta la panchina della squadra ospite. Ma pensa che roba te stanno facendo con la Ciamboglia. Pronto con Sonia la battuta, la rimessa laterale. Bonacina spizza il pallone dove c'è solo Zucchini, che ricomincia da Tomasi. Palla lunga ora verso Ferrari, che spizza il pallone. Poi Messina, può ripartire Brusaporto ora con Valenti, si è allargato anche sulla sinistra Sokna, visto e servito, rientra sul mancino, ancora Sokna vicino a lui, c'è anche Selvatico. Sokna scarica verso Albani, rientra ancora sul destro il tiro di Albani, azione simile a quella del vantaggio del Brusaporto, questa volta il tiro è alto sopra la traversa, l'invio dal fondo affidato a Tomasi. 41 sul cronometro, 4 minuti alla fine di questo primo tempo, ma mi sa che si giocherà ancora per molto, perché tante interruzioni nella prima parte del primo tempo. Messina rischia un po' il numero 6 Brusaporto, se la cava tornando da Micheli. Selvatico cerca di pescare Sokna sulla sinistra, anticipato però dall'intervento di Ventura. Ancora Desenzano con Pirola, che allontana il pallone. Bianchetti, anzi no, scusate, Brighenti, può attaccare, poi cerca di andare subito da Spaviero. Baggi riesce a chiudere la traiettoria del passaggio. Ha sprecato un po' questa azione Brighenti, perché poteva portare il pallone, aveva tanto campo davanti a sé per poi magari dopo crossare. Può attaccare però il Brusaporto con Invernizzi. Fallo visto anche dall'arbitro. Calcio di punizione per il Brusaporto. Fallo ai danni di Invernizzi. Vedete come schizza la palla con il campo bagnato, quindi attenzione, perché anche una conclusione con magari un rimbalzo
in area di rigore potrebbe essere fatale, come è successo un po' in occasione del gol del pareggio al Desenzano. C'è bisogno nuovamente dell'intervento dello staff medico del Brusaporto, perché è rimasto a terra in Vernizzi. Si avvicina a parlare Tommasi con Zucchini e Pirola per magari come posizionarsi in occasione di questo calcio di punizione. Eh sì, forse ha elencato i nomi dei giocatori che vuole in barriera. E ancora terra in Vernizzi, che si rialza in questo istante. Ovviamente deve abbandonare il terreno di gioco prima di rientrare. C'è bisogno del cambio addirittura. Segnala il massaggiatore del Brusaporto. Dice di aspettare poi, perché forse in Vernizzi ce la fa, perché comunque siamo al 44esimo. Ora dice di aspettare. 3 in barriera, pronto Selvatico, parte Selvatico, bravissimo Tommasi a mettere le due mani e allontanare il pallone nel calcio d'angolo. Che conclusione di Stefano Selvatico. Corner quindi per il Brusaporto, affidato a Selvatico. 5 in area di rigore, cross in mezzo e Selvatico sul secondo palo. Palla che ha sfilato tutta l'area di rigore prima di andare oltre la linea di fondo. Passeri richiama la sua difesa, invitando a guardare la palla mentre ritornavano verso la propria metà campo. Inizia un riscaldamento, 3 giocatori del Brusaporto. Rilancio lungo di Tommasi nella zona di Micheli, che allontana nuovamente il pallone. Ventura, palla lunga verso Bianchetti. Consoni riesce a gestire il pallone e poi guadagnare anche una rimessa laterale, anzi no, perché il pallone è rimasto in campo. Sì, è riuscito. Si giocherà nel frattempo finale al 49esimo, 4 minuti di recupero. Rimessa tra le per il Brusaporto, affidata ancora con Sonny. Albani spizza il pallone, come lo spizza anche Sokna, e poi Bonaccina riesce a guadagnare una rimessa laterale. Micheli, Messina, Selvatico, Scodella, il pallone verso Sokna, che pressando altissimo Ventura lo obbliga a allontanare il pallone in fallo laterale. Ancora pronto con Sonny alla battuta della rimessa laterale. Micheli ricomincia da Messina, che porta palla al numero 6 del Brusaporto. Poi pensa anche alla conclusione, alta sopra traversa e anche abbastanza distante dalla porta difesa da Tommasi. Zoppica ancora tanto in Vernizzi, deve tenere duro perché siamo in prossimità del duplice fischio del direttore di gara. Mentre Tommasi rilancia lungo, ma c'è ancora il Brusaporto con Bonaccina. In Vernizzi pesca ancora Bonaccina, su di lui c'è anche Zucchini, che riesce a recuperare il pallone e allontanare verso Spaviero. Ma ci sono solo maglie bianche con ritocchi gialle e blu, e quindi ricomincia il Brusaporto da Baggi. Messina, con Sonny,
Socna. Porta a palla numero 7 Brusa Porto, poi aspetta l'aiuto di qualche compagno. Selvatico. Cross in mezzo verso Bonacina. Lascia sfilare, poi Pirola perché alle sue spalle c'era Tommasi. Lancio lungo di Tommasi verso Forlani, anticipato però intervento di Messina. Pinardi apre sulla sinistra verso Spaviero, ancora Pinardi, cerca una triangolazione con Nicolai, rimessa però per il Brusa Porto. È già subito il momento del cambio, pronto a entrare con il numero 18 Mbajesek. Esce con il numero 11 Mattia Invernizzi, si sta spostando sulla destra Omar Socna, quindi presumiamo che andrà sulla sinistra Sec. Esce molto dolorante Invernizzi, pronto Baggio la battuta, la rimessa laterale. Socna spizza il pallone, poi Bonacina fermato da Zucchini, lascia andare comunque il direttore di gara. C'è ancora Bonacina che riesce a mettere giù il pallone, poi non si capisce con Socna, bravo però Baggi a tenere in campo il pallone. Comunque nel rilancio lungo la palla era uscita. 49esimo in questo istante, vede il cronometro il direttore di gara, ma forse lascerà giocare ancora qualche secondo, probabilmente l'ultima azione di questo primo tempo. Baggi ancora in fallo laterale, fischietto in bocca per Cavacini, duplice fischio, calcio Brusa Porto 1, calcio di Senzano 1. Ci vediamo all'inizio del secondo tempo. La grandezza di un'azienda è fatta da tanti fattori. Una combinazione di elementi unica, proprio come in una formula chimica. C'è un elemento principale, però, che contraddistingue ogni realtà di successo. Le persone. Sì, perché sono le persone a mettere amore in ciò che fanno ogni giorno, a collaborare su progetti complessi, a trovare soluzioni invisibili ad un primo sguardo. Sono sempre le persone a guidare con una visione, ad imparare dagli errori e a fare tesoro degli insegnamenti. Sono gli uomini e le donne che ogni giorno
si svegliano con la voglia di fare la differenza e trasformare le proprie idee in veri e propri capolavori. La miniera da Pippo a Durgnano, un locale tutto da provare. I migliori tagli di carne cotti alla brace, fantastici piatti a base di pesce fresco, hamburger di prima qualità e pizze condite con materie prime eccellenti. Alla miniera da Pippo a Durgnano, griglieria, hamburgeria, pizzeria, spazio giochi. Seguici sulla nostra pagina Facebook. L'abbigliamento sportivo è l'immagine di un'associazione sportiva e deve garantire comfort agli atleti ed essere innanzitutto economicamente sostenibile. Sport 24 è operativa dal marzo 2017 con l'ambizione di diventare una solida realtà e un partner affidabile delle tante società sportive della provincia di Bergamo e di tutta la Lombardia. Un partner sicuro ed affidabile nel mondo dell'abbigliamento personalizzato, sportivo e da lavoro, con la certezza di offrire non solo dei beni, ma soprattutto la consulenza necessaria per permettere di scegliere al meglio nell'ampia offerta presente sul mercato. Sport 24. Competenza, esperienza e tanta passione per lo sport. A Brusaporto, Bergamo. FAIP, da oltre 50 anni, propone ai suoi clienti soluzioni per creare condizioni ottimali di pulizia all'interno di tutti gli ambienti.
con particolare attenzione agli spazi dedicati al lavoro, migliorando la qualità di vita delle persone e ponendo attenzione alla salvaguardia dell'ambiente. FIPE produce, vende e ripara una vasta tipologia di macchine ed attrezzature per la pulizia industriale, confermandosi come la migliore scelta per aziende pubbliche e private. Idropulitrici, motoscope, lavasciuga, aspiratori, spazzatrici stradali e molto altro. Affidati a FIPE. Visita il nostro sito www.fipe.it o chiama il numero 035 51 02 28. Di Gimignani Giuseppe, dirigente scolastico dell'Istituto Aeronautico Liceo Scientifico Antonio Locatelli di Bergamo. Ho fondato questo istituto nel 1990. Ricordo che i ragazzi erano 25 nella nostra scuola, oggi sono diventati 600, con una richiesta che è il doppio, diciamo, dell'offerta che noi possiamo dare. Questo significa che in questi anni la scuola è cresciuta in maniera esponenziale. Ho cercato di stare vicino ai ragazzi, di conoscerli uno a uno, cercando di risolvere quotidianamente ogni loro problema. In qualsiasi momento il preside deve essere sempre presente e questo è uno degli aspetti fondamentali che la scuola oggi deve avere. È quello che io avevo notato che mancava dopo una lunga esperienza fatta in altre scuole dal 1980 al 90. Ragazzi indossano quotidianamente la divisa. La divisa dà quello spirito di appartenenza alla scuola. In questi anni ha percorso la strada dell'innovazione tecnologica. Siamo l'unico istituto, penso, sul territorio nazionale che registra tutte le lezioni. Il ragazzo assente o non assente, ha voglia di rivedersi le lezioni durante la giornata, in qualsiasi periodo dell'anno scolastico lo può fare. E quindi è un aspetto molto importante che va anche a dare grande professionalità al docente. Tutti utilizzano l'iPad, abbiamo tutte le strumentazioni necessarie, simulatori volo, sala di registrazione delle prevenzioni meteo, ma che sono tutte attività che la scuola ha cercato insieme, ma soprattutto allo spirito di appartenenza, di essere il numero uno nel campo. E così anche la creazione del college. Abbiamo circa 120 ragazzi che vengono da tutta Italia, che vivono in un ambiente tranquillo e sereno, dove sono guidati dai tutor, dove questi ragazzi dopo 5 anni della loro vita hanno raggiunto un grande livello di appartenenza, grande livello di maturazione. Il fatto di confrontarsi quotidianamente con ragazzi provenienti da tutta Italia è una crescita non indifferente. Nel Deblian illustrativo c'era scritto: non c'è obiettivo più ambizioso che realizzare un sogno.
Bentrovati a tutti allo stadio comunale di Brusaporto per la 10ª giornata del campionato di Serie D, girone B. Per ora il risultato fermo sull'1-1 grazie alla rete iniziale del Brusaporto con il numero 8 Edgar Albani e poi l'autogol di Baggi su un'azione un po' carambolesca. Tutto pronto quindi, Desenzano che attaccherà da sinistra a destra, Brusaporto invece da destra a sinistra. Il primo pallone sarà proprio per la squadra ospite, pronto a manovrarlo con il numero 9 Cristian Brighenti. Zucchini allontana subito Micheli, si prospetta un secondo tempo all'insegna dell'intensità e ovviamente tutte le squadre vogliono provare a segnare per portarsi a casa i tre punti. Ricordiamo che inizia una settimana di fuoco, non è solo la settimana di Halloween ma è anche la settimana in cui nella Serie D giocheranno tre partite, oggi, mercoledì e poi anche domenica. Quindi anche i mister dovranno gestire le forze, le energie dei propri giocatori. Pirola, Brighenti, scarica il pallone verso Ferrari, può pensare anche al tiro, preferisce andare però da Bianchetti che va verso il fondo, allontana per un attimo la difesa del Brusaporto. Ventura, Bianchetti, cross in mezzo sul secondo palo, allontana in qualche modo Messina. Nicolai, ultimo tocco è stato di Valenti, bravo ancora a spavire, guadagnare una buona rimessa laterale. Spaviero uno dei migliori nel primo tempo e anche Albani uno dei migliori per il Brusaporto, forse per me i due migliori in campo da una parte e dall'altra. Albani non solo per il gol ma perché comunque si era proposto anche verso il finale con una conclusione simile a quella del gol del momentaneo vantaggio del Brusaporto. Ma attenzione perché può attaccare ora il Desenzano con Ventura. Ferrari, Bianchetti cerca di girarsi, bravo però a recuperare il pallone selvatico, cerca di servire di prima Bonaccina, buona guardia di Simone Ferrari che allontana in fallo laterale. Consonni, rimessa lunga verso Bonaccina, l'ultimo tocco è ancora di Bianchetti, altra rimessa per il Brusaporto. Ha smesso di piovere però al comunale, comunque in arrivo altri nuvoloni. Consonni, Sec, scudella il pallone verso Bonaccina, bravo però Pirola a far sfilare il pallone e a far ricominciare Zucchini da Tomasi. Pirola, Tommasi, ancora Pirola, sventaglia sulla sinistra verso Spaviero, in pressione c'è ovviamente il numero 2 Brusaporto, Alessandro Baggi, bravo Baggi a recuperare il pallone e ora a difenderlo e a aspettare magari l'aiuto di qualche compagno. Vedi Valenti, riesce a servirlo ma alle sue spalle c'è anche Sokna che con esperienza guadagna un prezioso calcio di punizione. Ricordiamo che Brusaporto ha solo tre cambi, due cambi obbligati da parte di mister Brognoli, il primo dopo 25 minuti fuori il numero 9 Marco Castelli, dentro il numero 19 Luca Bonaccina, poi in pieno recupero fuori il numero 11 Invernizzi e dentro il numero 18, Seckenbaie. Zucchini, rilancio lungo verso Brighenti ma la palla sorpassa la linea laterale. Baggi, selvatico, ancora Baggi, Micheli apre sulla destra verso Baggi, ancora Brusaporto ora con Messina. Consonni,
Albani. Ancora Messina. Serie di passaggi tra Messina e Selvatico. Poi il numero 6 preferisce rilanciare lungo verso Valenti, che spizza il pallone verso Socna. Bravo però a chiudere questa traiettoria Ventura. Può attaccare ancora il Desenzano, ora con Brighenti. C'è un fallo però ai danni di Valenti. Brutta botta anche per Valenti. Vediamo se c'è bisogno di intervento dello staff medico. Sì, ma comunque Valenti è in prossimità della linea laterale. Va colloquio anche il direttore di gara con il mister Brusaporto. Ricordiamo, arbitra il signore Matteo Cavaccini di Lanciano. Si rialza Valenti nel frattempo. Tutte e due le panchine, sia quelle del Senzano e anche quelle del Brusaporto, sono impedite a scaldarsi. Tutti i cinque cambi invece ancora a disposizione per mister Mario Tacchinardi. Selvatico, palla lunga verso Socna che cerca di mettere giù il pallone. Ancora Socna che resiste alla marcatura avversaria. Selvatico può pensare anche al tiro, cross in mezzo di Selvatico dove c'è solo Tommasi che recupera senza problemi. Si allarga sulla sinistra anche Pirola, viene servito dal suo portiere Ventura. Ricomincia da Tommasi. Zucchini. Pirola. Svintaglia sulla destra verso Bianchetti, anticipato però dalla buona guardia di Consonni. Sec. Buonacina. Su di lui Pirola. Cade Buonacina, ma non c'è fallo, secondo il direttore di gara. Zucchini. Tutto solo Pinardi che riesce a sventagliare sulla destra verso Bianchetti. Può attaccare il numero 11, sovrapposizione anche di Ventura. Recupera palla poi Brusaporto con Consonni che difende il pallone e lo lascia sfilare oltre la linea di fondo. Dai, fenomeno. Messina. Pesca Valenti tra le linee. Può attaccare ora Brusaporto con Socna. Sovrappone anche Messina. Posizione insolita per il numero 6 Brusaporto. Selvatico. Apre sulla sinistra verso Sec. Chi di testa va subito di prima verso Consonni. Selvatico. Finta il cross in mezzo due volte e poi torna da Sec. Consonni. Cross in mezzo da sottera verso Buonacina. Allontana Pirola a fare a spurtillate Selvatico con Brighenti, ma la palla è uscita. Rimessa per il Brusaporto che sta aumentando l'intensità in questi minuti. Messina scodella il pallone verso Sec, anticipato però da Ventura. Ferrari torna sul pallone Sec. L'ultimo tocco è proprio del numero 18 del Brusaporto. Rimessa per il Desenzano. Albani, l'ultimo tocco è proprio suo. Era stato bravo a recuperare il pallone dopo il brutto stop di Pinardi. Non è riuscito comunque a controllare la sfera. Che rimessa te, salta intanto qua rimessa che esco. Micheli riesce a tenere in campo il pallone. Allontana poi Ventura. E ricomincia Brusaporto da Messina. Ha alzato moltissimo la linea difensiva al Brusaporto. Ora Micheli sventaglia sulla destra verso Socna. Non riesce a controllare il pallone. Il numero 7 è Brusaporto. Rimessa per il Desenzano. Pronto Nicolai alla battuta.
Ancora blusa Portora con Baggi. Resiste la marcatura di Forlani per un attimo, poi la palla esce. È di Baggi l'ultimo tocco. Rimessa per il Desenzano. Tanto il direttore di gara richiama ancora Brognoli. Ammunizione solo verbale per ora al mister Brusaporto. Pronto Nicolai alla battuta di rimessa laterale. Spaviero. Ancora Nicolai, palla uscita, come segnala il primo assistente. Altra rimessa per il Brusa. Valenti, Sokna, resiste il numero 7 del Brusaporto, ma ricomincia comunque il Desenzano da Zucchini. Pirola, Ferrari, scarica ancora verso Pirola che rischia tantissimo dopo la scivolata di Micheli. Può attaccare Brusaporto ora con Sokna. A campo il numero 7 del Brusaporto. Preferisce aspettare, poi forse un fallo, visto anche dal direttore di gara. Punizione quindi per il Brusaporto. Volevano una munizione il giocatore del Brusaporto. Solo calcio di punizione secondo il direttore di gara. Ancora terra Sokna. Si rialza solo ora. Pronto un cambio per il Brusaporto. È pronto a entrare con il numero 14 Bruno Cellerino. Esce con il numero 4 Marco Valenti. Entra con il numero 14 Bruno Cellerino. E anche Valenti esce zoppicando. Speriamo che non sia nulla di che, come anche per Castelli e per Bonacci, per Invernizzi, perché il Brusaporto dovrà giocare altre due partite questa settimana, come vi ho detto già tante volte in precedenza. Pronto Selvatico, un 3 in barriera per Tommasi. Vicino a lui c'è anche Sokna. Parte Selvatico, palla che rimane in area di rigore. Bravissimo Tommasi allontanare la sfera. Ancora Brusaporto con Sony, che poi sbaglia il passaggio verso Sec. Attenzione perché può ripartire il Desenzano, ma è rimasto a terra un giocatore della squadra ospite. Buttato fuori il pallone. Si lamentano i giocatori anche con l'assistente del direttore di gara. C'è bisogno di intervento dello staff medico. Guarda la panchina dove è andata! Dai! Ha ammonito anche un membro della panchina del Desenzano. Siediti! È rimasto a terra Brighenti. Si rialza il capitano del Desenzano. Pronto Cellerino a battere. Rimessa laterale. Si può ricominciare. Si è rialzato Brighenti, già pronto a rientrare. Con sportività
Cellierino ridà il pallone a Tommasi, rientra anche Brighenti, si ritorna 11 contro 11. Pirola, Tommasi, palla lunga verso Spaviero che cerca di fare sponda verso Ferrari, poi sbaglia l'apertura sulla destra. Ancora presa a porto con Cellerino, cerca di mettere in moto Buonaccina, poi forse un fallo ai danni anche di Pirola, visto anche dal direttore di gara. Rilancio lungo della difesa al Desenzano dove non c'è nessuna maglia azzurra. E quindi presa a porto può ricominciare con Messina. Anticipato Albani dall'intervento di Forlani. Può attaccare quindi presa a porto ora con Buonaccina. Fa da sponda verso Socna che può accelerare sull'auto di destra. Fallo danni di Socna, c'è la prima munizione anche per il Desenzano. Ammonito il numero 3, Lorenzo Nicolai. Secondo ammonito di questo match dopo Consonni, anche Nicolai, tutti e due numeri 3. Finiscono nel taccuino del direttore di gara. Pronto Selvatico alla battuta del calcio di punizione. Sai a saltare per il bruso a porto, fra cui le due torri difensive, Francesco Micheli e Michele Messina. Cross in mezzo di Selvatico verso Micheli, allontana Brighenti. Selvatico ributta in mezzo il pallone di testa, palla che rimane lì, segnalata però una posizione di fuori gioco di Messina. Fra poco pronto il primo cambio anche del Desenzano. Guarneri sta preparando per fare il suo ingresso in campo. Spaviero scarica verso Nicolai, ancora Spaviero può portare palla al numero 7, poi preferisce ritornare a Nicolai. Pinardi, Nicolai apre il pallone ancora una volta verso Spaviero, sbaglia lo scarico verso Pinardi, infatti recupera per un attimo il pallone Buonaccina con fallo secondo il direttore di gara. Andiamo nel frattempo a vedere un po' i risultati degli altri campi. La capolista, l'Arconatese, sta perdendo 1-0 contro la Castellanzese, vince 3-0 la Clivense contro Legnano, perde anche il Piacenza 1-0 contro la Pro Palazzolo, vince 2-1 il Ponte San Pietro contro il Club Milano, 1-1 tra Varesina e Caravaggio, 0-0 tra Villa Valle e Folgore Caratese. Così a quota 23 c'è per ora solo il calcio Caldiro Terme. Pronto Pinardi, cross in mezzo profondo verso Passeri, anticipato da un suo compagno. Non si è capito forse con Micheli che di testa allontanato, ma comunque il brusaporto se la cava perché il Desenzano ricomincia da Tommasi. Palla lunga verso Ferrari, bravissimo Cellerino a recuperare il pallone, sec, può ripartire quindi il brusaporto. Si sta allargando sulla destra anche Socna, preferisce aspettare sec, fallo ai danni del numero 18. Selvatico apre sulla sinistra verso Cellerino, bravo però a recuperare il pallone Ventura che scarica poi verso Pirola che allontana la zona di Micheli. Selvatico, Messina, forse un fallo, danni al numero 6. Questo qua probabilmente ci stava una munizione perché era un fallo volontario di Brighenti. Può ripartire il Desenzano ora con Spaviero,
Bravo Baggi a chiudere ancora una volta la linea di traiettoria del passaggio e allontanare la sfera in fallo laterale. Selvatico ricomincia da Passeri con Sonny. Vuole il pallone Cellerino. Con Sonny preferisce ricominciare da Micheli. Messina. Micheli con Sonny. A campo il numero 3 Brusaporto. Lo sfrutta tutto e poi serve Sec. Può puntare Sec. Sec rientra verso destro. Sec. Conclusione un po' troppo debole. Recupera senza problemi Tommasi. Pronto Tommasi a rilancio lungo. Albani di testa allontana oltre la linea laterale. Rimessa tra affidata a Nicolai. Doppio cambio anche per il Desenzano. Esce con il numero 11 Bianchetti. Entra con il numero 17 Guarneri. Esce con il numero 8 Ferrari. Entra con il numero 19 Rosso. Rimessa lunga il Desenzano nella zona del neo entrato Guarneri. Allontana comunque la difesa del Brusaporto. Si è allargato, infatti si è spostato sulla destra Spaviero e sulla sinistra si è posizionato Guarneri. Brighenti. Palla dentro verso il neo entrato Guarneri. Cross in mezzo verso Spaviero. Allontana comunque la difesa del Brusaporto. Sokna cerca di gestire il pallone, poi qua forse un brutto fallo. C'è solo rimessa laterale secondo il direttore di gara. Si rialza Sokna. Zucchini. Palla verso Guarneri. Allontana comunque Sec. Pirola. Apre verso Zucchini. Gestisce palla ora il Desenzano con Guarneri. Forse un tocco di mano visto anche al direttore di gara. Punizione per il Desenzano. Punizione quindi per il Desenzano. Se a saltare per la squadra ospite sono saliti anche le due torri difensive Pirola e Zucchini. Parte Guarneri, palla profonda verso Zucchini. La ributta in mezzo ancora la Desenzano. Allontana poi con Sonny in fallo laterale. Va a recuperare il pallone il numero 2 Umberto Ventura. Ventura riesce a pescare nuovamente Spaviero. Palla che rimane in una zona pericolosa, infatti Consoni non ci pensa due volte, allontana, ma era stato bravo Guarneri a tenere il pallone. Rinvio al fondo quindi per il Brusaporto. Andati tre quarti di gara, si entra nel finale di Brusaporto Desenzano. Buonacina mette giù il pallone di petto, fallo e danni al numero 19. Si scusa giustamente Pirola. Una mentire da parte del pubblico al comunale. Pronto Selvatico, nel frattempo la battuta del calcio di punizione.
Messina. Albani apre verso Socna. Sovrapposizione anche di Baggi. Il cross in mezzo verso Sec. Bravo Tommasi. A uscire con le mani a fare buona guardia. Zucchini. Pinardi. Pirola. Porta palla numero 5. Poi intercetta Selvatico. Può ripartire preso a bordo con Selvatico. Arriva anche Cellerino. Poi Selvatico si complica un po' la vita da solo. E quindi può ripartire anche il Desenzano con Ventura. Va via anche dalla marcatura di Micheli, che poi fa fallo. E giusto anche il cartellino giallo. E Daniel numero 5 per... Era stato bravo Selvatico in un primo momento a recuperare il pallone. Poi si è complicato un po' la vita da solo. È il momento anche del terzo cambio anche per il Desenzano. Esce con il numero 3 Nicolai. Tutto pronto quindi per la battuta del calcio di punizione. Pronto ancora una volta Guarneri. Cross in mezzo, profondo sul secondo palo. Allontana in calcio d'angolo Micheli. Gioca veloce il Desenzano. Altro cross in mezzo profondo, palla che però sfila tutta l'area di rigore. Rimessa a tre per il Brusaporto. Sec sbaglia lo scarico e recupera palla, infatti Brighenti. Cross in mezzo abbastanza debole, infatti recupera senza problemi Passeri. Messina, palla lunga verso Socna, anticipato dalla buona guardia difensiva del Desenzano. Triangolazione offensiva che fa lanciare il entrato Floriano. Ultimo tocco è proprio dello stesso numero 18, quindi rimessa tra le per il Brusaporto. Baggi. Si complica ancora una volta la vita al Brusaporto e regala il pallone al Desenzano. Poi nel cercare di recuperarlo ha fatto anche fallo. Gestisce ora palla al Desenzano con Pirola e Zucchini. Vai! Che continuano a scambiarsi il pallone. Arriva ora anche Ventura, pressing alto di Cellerino. Ricomincia comunque il Desenzano da Tommasi. Zucchini, Pirola. Tanti movimenti da parte degli attaccanti del Desenzano. Bravo poi Micheli a intercettare il pallone verso Brighenti. Sbaglia poi il passaggio Cellerino. Selvatico. E palla sconde dietro di gara, quindi si può giocare. Selvatico apre verso Socna, si rialza nel frattempo Pinardi. Socna prova un'azione personale, cerca di inventarsi un dribbling in mezzo tra gli avversari, un po' complicato. E quindi ricomincia senza problemi il Desenzano. Forlani. Pirola. Vede il movimento tra linee di Guarneri. Palla dentro, ora verso Brighenti. Recupera palla pro Messina. Selvatico. Aspetta un po' troppo e rischia anche un po' il Brusaporto perché apre salto Brighenti. Baggi. Socna.
scarica verso Baggi, che non si capisce con Selvatico perché aveva lasciato il pallone proprio al numero 10. Ha avuto una meglio ancora una volta il Desenzano. Tante piccole imprecisioni ha preso a porta. Attenzione perché c'è un cross in mezzo verso Spaviero, che è tutto solo in area di rigore. Arriva solo ora con Sonny. Ventura, Pinardi, Forlani cerca di girarsi e sappiamo bene che dalle conclusioni fuori area non è fatto male l'ex Brusa Porto. Se la cavano comunque i ragazzi di mister Brognoli. Si sta preparando il quarto cambio a Brusa Porto, pronto a entrare con il numero 17 Brescia. Con Sonny, palla lunga verso Bonacina, sbaglia l'apertura poi verso Selvatico e ricomincia quindi Sec. Passeri, Messina, Micheli ricomincia ancora una volta da Passeri. Messina, Selvatico, Micheli, ancora Selvatico, Micheli, Passeri, Messina, Micheli, Sec. Tanti passaggi nella linea difensiva di Brusa Porto per cercare magari qualche compagno davanti, poi rischia un po' Sec con questo passaggio. Se la cava Passeri, rilancio lungo nella zona di Selvatico anticipato dall'intervento di Brighenti, poi Sec forse con un fallo, no, secondo il direttore di gara. Può ripartire Sec, preferisce poi ricominciare da Micheli. Baggi aspetta il numero 2 del Brusa Porto e poi cerca di lanciare Socna sulla destra. A campo Socna, per un momento sembrava quasi tornare sul pallone. Sappiamo che uno dei giocatori più veloci del girone B, autore anche dal gol contro la propalazione nell'ultimo match del Brusa Porto. Continua ora il Desenzano a girare il pallone proprio a metà campo. Palla dentro ora verso Brighenti, anticipato però dall'intervento di Selvatico. Può ripartire il Brusa Porto ora con Albani. Fallo tattico di Brighenti. Quarto ammonito, l'unico in campo per del Desenzano, perché l'ammonito di prima, cioè il numero 3 Lorenzo Nicolai, è uscito nell'ultima slot di cambi. Fuori con Sonny e dentro Brescia per il Brusa Porto. Applausi da parte del comunale. Neutralizzato però il cambio del Desenzano. 78 minuti sul cronometro. Calcio di punizione per il Brusa Porto affidato a Selvatico. Cross lungo verso Micheli. Che grande gol! Francesco Micheli, calcio Brusa Porto 2, Desenzano 1. Grandissimo cross in mezzo di Selvatico, che ancora una volta mette uno dei suoi gioiellini solo da scartare e anche da mangiare, che in questo caso ancora una volta è uno dei due difensori centrali, non Messina ma Micheli. Che gol di Micheli. Forse aveva sbagliato un po' anche Tommasi, perché pensava di riuscire a recuperare con i pugni questo pallone, ma ha avuto la meglio Micheli, che l'ha anticipato e ha insaccato la palla in fondo alla rete. Brusa Porto 2, Desenzano 1. Cambio ora per il Desenzano. Fuori Pinardi. E fuori anche Spaviero.
Entra. Non ho visto sinceramente chi è entrato, comunque dopo chiederemo anche la regia. Attacca ora le Desenzano. Rosso. Cross in mezzo deviato dal Brusaporto con Cellerino che non riesce a tenere in campo il pallone, quindi calcio d'angolo. Rimane alto Brescia e anche Sokna per tenere almeno tre uomini al Desenzano nella propria area di rigore. Pronto Rosso al calcio d'angolo sul primo palo. Bravo Selvatico a allontanare il pallone anche in fallo laterale per far posizionare anche la difesa del Brusaporto. Rosso. Cross in mezzo deviata la difesa del Brusaporto, poi Sokna cerca di portare più lontano possibile il pallone. Sokna può accelerare solo di sinistra. Sokna sta salendo sulla destra anche Brescia. Ancora Sokna scarica poi il pallone verso Sec. Il tiro di Sec. Palla larga di poco. Grandissima ripartenza del Brusaporto che va a caccia anche del terzo gol che potrebbe chiudere anche i conti. Si sta preparando Beduschi. Giusta scelta di Brognoli per mettere esperienza in difesa e anche per magari coprirsi un po' di più. Ventura. Palla lunga. E Micheli allontana il pallone nel fallo laterale. Rimessa affidata a Ventura. Brighenti alla meglio però il Brusaporto con Micheli che cerca di pescare Bonaccina. Pirola, ultimo tocco mi sa che di Bonaccina, visto anche la seconda assistente, e ricomincia quindi il Desenzano. Zucchini. Attacca ancora ora il Desenzano con Pirola. Rosso. Serve ancora una volta Guarneri. Floriano riesce a pescare Ventura, palla troppo lunga, rinvio al fondo per il Brusaporto. Deve lasciarsi le scarpe Messina. Pronto Beduschi. Oh, avete finito di piangere! Entrare in campo. Piangine! Rilancio lungo di Passeri. Tagliamo, eh sì, ma diventa ora i danni di Albani. Ha alzato troppo le braccia. Forlani, che si va subito a scusare. Aspetta ancora un attimo Brognoli prima di sprecare l'ultimo cambio. ...84 sul cronometro. Selvatico apre il pallone verso Brescia, vicino a lui c'è anche Baggi, visto e servito. Selvatico può pensare anche al tiro, conclusione troppo alta, forse l'idea era anche un cross in mezzo. Possiamo dire bella l'idea, non tanto l'esecuzione. Messina, oh, scusate, Zucchini. Può attaccare ora la Desenzano con una palla lunga verso Brighenti. Bravo però Passeri. Pronto Passeri a rilancio lungo. Chiede solo di salire. Palla lunga verso Albani che non riesce a spezzare il pallone.
poi sbaglia l'apertura Selvatico, rimessa laterale per il Desenzano, prima è un momento del cambio, pronto a fare il suo ingresso in campo il numero 13 Andrea Beduschi. Ed entra con il numero, ed esce, scusate, con il numero 7 Omar Sokna, che viene invitato dal direttore di gara a uscire dall'onte di destra, accompagna il campo Sokna a casa, parte il comunale. Può entrare Beduschi. Attacca il Desenzano ora sulla destra con Rosso, può pensare anche al cross in mezzo, si è allargato ancora una volta Ventura, uno dei migliori in questo secondo tempo, bravo però Cellerino, allontana il pallone in fallo laterale. Pronto Ventura, rimessa lunghissima, palla che rimane in area di rigore, poi rischia un po' il brusaporto con Albani, si stava fraintendendo con Passeri, che comunque recupera il pallone. Micheli, palla lunga verso Bonaccini, anticipato però dall'intervento della difesa del Disenzano. Fallo però per il brusaporto, bravo Brescia a guadagnare questo calcio di punizione. Pronto Selvatico quindi alla battuta del calcio di punizione. Non si muovono i suoi compagni, quindi deve inventarsi qualcosa. E poi brusaporto ritorna da Passeri, che non ci pensa due volte, allontanare il pallone nella metà campo avversaria. Beduschi riesce a spizzare il pallone e la sfera torna nelle mani del brusaporto. Bonaccini, ancora Desenzano ora con Pirola. Rilancio lungo di Pirola, dove c'è solo Baggi, che allontana la sfera in fallo laterale. Palla ancora dentro verso Brighenti, anticipato all'intervento avversario. Non riesce Brescia a tenere il pallone, quindi ancora Ventura. Anzi no, perché allontana ancora una volta Cellerino. Pirola. Attacca ancora il Desenzano, ora con Rosso. Con Cellerino, ancora verso Bonaccini. Lotta contro Pirola, forse un fallo. È Daniel, numero 19, brusaporto. C'è anche il cartellino giallo per il numero 5 del Desenzano. Ultimo minuto, più ovviamente il recupero, mi sa che si andrà comunque a giocare fino al 94esimo, 95esimo, recupero simile a quello del primo tempo. Brescia cerca di testa di servire Bonaccini, c'è solo Tommasi. Rilancio lungo verso Russo, anticipato per l'intervento di Baggi. Beduschi vuole difendere il pallone, il numero 13 del brusaporto, non c'è fallo secondo il direttore di gara, poi sbaglia però Rosso, che regala una rimessa laterale al brusaporto. Pronto Baggi, la battuta rimessa laterale,
spizza Beduschi, perché alle sue spalle c'è buona Cina. Ancora preso a porto con Albani. Beduschi. Albani. Forse un fallo segnalato dall'assistente. 5 minuti di recupero. Si giocherà quindi fino al 95esimo. Anzi no, il fallo è per il Desenzano. Forse un tocco di mano. E poi Beduschi voleva che la palla, che la battuta del calcio di punizione fosse qualche metro più indietro. Pronto Tommasi alla battuta del calcio di punizione. Scivola anche il portiere del Desenzano. Attenzione perché c'è quindi Bonacina che non riesce a sfruttare l'occasione e a pensare a una conclusione. Poi torna sul pallone, ma il direttore di gara punisce il fallo precedente di Bonacina, proprio danni di Pirola, perché prima che Pirola tornasse su Bonacina, Bonacina in realtà aveva strattonato la maglia. Tanto l'assistente richiama il direttore di gara, espulso un membro della panchina del Desenzano. E chiama la mamma, che deve accelerare perché comunque è dall'altra parte del campo. E finché non esce al terreno di gioco non si potrà ricominciare. Che 96-15, è andato il primo minuto di recupero. Devo uscire dal terreno di gioco. Ultimi metri per il team manager del Desenzano. Si può ricominciare. Pronto Tommasi. Beduschi anticipa tutti, allontana il pallone. Sono ancora 4 minuti. Rischia qua un po' il bruso a porto, poi anticipa ancora tutti Forlani, il tiro da lontano, palla che rimane lì, poi forse un tocco di mano visto anche dal direttore di gara. Che conclusione di Forlani, ribattuta dalla difesa del bruso a porto. Rimessa per il brusa. Fai il tuo, che è già abbastanza. Fai il tocco di mano di Graziano. Fai il tuo e basta, va. Pronto quindi Messina alla battuta del calcio di punizione. Prendi il fischietto arbitro a te, fenomeno! Messina, palla lunga verso Beduschi, che riesce a servire Bonacina, anzi no, perché allontana Pirola. Floriano. Ricomincia il Desenzano ora da Zucchini, recupera però palla del bruso a porto ora con Beduschi e con esperienza, una preziosa rimessa laterale. 93-25, ultimi 140 secondi più eventuale extra recupero. Buona Cina. Scarica ora verso Beduschi, anzi no, verso Baggi, che resiste alla marcatura avversaria, ma c'è anche un fallo. Giocasse ha lasciato andare lui. E Baggi poi non ci penso di volta a ritornare subito verso la sua posizione. Tutta la panchina in presa porto in piedi. Rilancio lungo dove c'è solo Beduschi, che riesce a servire Bonacina. Lotta Bonacina. Poi lontana il pallone del Desenzano. Floriano, fallo per il bruca porto. Ultimi secondi di questa partita. Più eventuale extra recupero, perché comunque c'è stata una pausa abbastanza lunga. Infatti forse
Bisogna raggiungere ancora qualche minuto. Lancio lungo dove ci sono solo maglie azzurre. Si giocherà ancora per un minuto, quindi si giocherà fino al 97esimo. E dalla grafica quindi fino al 51esimo. Il lancio lungo di Passeri verso Beduschi, che riesce a tenere giù il pallone. Poi un fallo di Beduschi. Deve accelerare il Desenzano perché è l'ultima azione della partita. Perché mancano solo 30 secondi. Infatti lascia battere a Tommasi, che presumiamo andrà lungo verso Guarneri. Ha ricominciato a piovere al comunale. Beduschi allontana il pallone. C'è anche Cellerino che quindi può distendere, può far ripartire Brusaporto. Riesce a servire Bonacina, che resiste in piedi. Sulle sue spalle c'è anche Brescia, che non arriva sul pallone. Fischietto e mezzo, triplice fischio. Calcio Brusaporto 2, Desenzano 1. E il Brusaporto porta a casa altri 3 punti preziosissimi. E vola a 21 punti in seconda posizione, a solo 2 punti dal Caldiro Terme. Un saluto a tutti da parte di Edoardo Musetelli. Ci vediamo domenica prossima con il prossimo match casalingo del Brusaporto contro il Club Milano.